Qual era uno dei principi ispiratori di Paolo Mieli, ma era molto legato a quello che dicevi tu, cioè per lo storico, dice lui, l'ultima parola non si scrive mai. L'ultima parola non c'è più, se si incomincia ma a scrivere chissà quando. Allora, Paolo Mieli, dicendo il mio posto. Parlo volentieri in piedi, mi fa più piacere, vedo anche le persone. Inutile, avete detto tutto, ma non solo avete detto tutto, ma ognuno di voi, Giuseppe Galassi, Ernesto Carolina della Loggia, Umberto Ranieri, Marco De Marco, anche con l'ultima cosa che ha detto, avete preso vari aspetti e quindi il libro è inutile che lo comprate. Mi piace dirlo al tutore, ma gli è stato detto, chi l'ha già comprato io gli rifonderò. Non serve. Perché raramente capita che un libro sia letto. Però io vi aggiungo due o tre cose in più. Primo, parto dalla cosa che ha detto Marco De Marco adesso in conclusione. Il mio dogma è che non esiste una verità a cui uno storico approda, ma ci sono spostamenti millimetrici che aprono nuove prospettive, per cui appena io ho finito di scrivere un saggio, un libro, immagino di una persona che lo prende in mano e ne aggiunge un altro per quello spostamento millimetrico, e questa è la storia. La parte meravigliosa della storia è che tutto appare in luce diversa. Per il Medioevo, lo diceva all'inizio Umberto Ranieri, che appunto la storia scrive di contemporanei, innanzitutto ci sono le idee sull'oggi che ci influenzano. Poi, volenti o nolenti, quanto noi usiamo la storia per farci tornare i conti sull'oggi, per dire, vedi, ci abbiamo ragione, tant'è vero che anche nel 1200 accadeva questo e questo mi dà ragione. Da tanti anni, e proverò a spiegare perché, tento di sfuggire a questo modo di guardare al presente e al passato, perché col passare del tempo i miei due mestieri si sono andati unificando in questo senso, che io qualsiasi evento guardi, del presente o del passato, prima mi chiarisco cosa ne penso. Prima mi chiarisco bene, io penso questo, che quello è il cattivo, questo è il buono, io sto dalla parte del bene, tutti gli altri stanno dalla parte del male. Una volta che mi sono chiarito cosa ne penso, comincio il mio lavoro e mi domando, ma se le cose non fossero andate veramente così? Ma se i cattivi avessero una parte di ragione e io che ho, che sono il meglio che esiste sulla faccia della terra, avessi una parte di torto? E comincio sempre a lavorare per mettere in discussione quali sono le mie idee, le idee che mi sono state tramandate o passate o trasmesse sul presente e sul passato. E non è per cambiarle o per modificarle, per cui arrivo alla conclusione che i cattivi erano i buoni e i buoni che erano i cattivi, cioè quella banale operazione che caratterizza molti libri, quella non mi interessa, non è per fare questo giochetto, questo serve a fare dei pamphlet, ma non porta da nessuna parte. Ma mi domando sempre, quando guardo un telegiornale, quando leggo un giornale, quando leggo un libro di storia, mi domando sempre se avessi avuto, ma siamo proprio sicuri che quello era tutto bene, tutto buono, tutto meraviglioso e quell'altro tutto il male, tutto nefando? Ricordavano soprattutto Giuseppe Galassi che io ho avuto degli ottimi maestri, io ho vissuto in una stanzetta l'università e sono stati correlatore e relatore della mia tesi di laurea due grandissimi storici del Novecento, uno si chiamava Rosario Romeo e uno Renzo De Felice, due giganti, soprattutto il primo, Rosario Romeo, è stato ed è tuttora considerato il più grande storico italiano di questo dopoguerra. Però io mi sono laureato con De Felice e notavo, mentre stavo al loro fianco, che mentre Romeo, che si applicava a Cavour e che difendeva la storia liberale del facimento dell'Italia più o meno con gli argomenti usati prima da Giuseppe Galassi,
poteva scrivere tutto quello che gli pareva, cioè non aveva bisogno, scriveva molto bene, non aveva bisogno di censurare alcunché. Renzo De Felice, che si applica, faceva lo stesso lavoro, una monumentale biografia su Benito Mussolini, aveva dei problemi, cosa che rese molto tortuoso il suo stile, aveva dei problemi di temperare, tornava, si confrontava con noi che eravamo suoi studenti e assistenti, e questa cosa ha fatto sì che la mia ammirazione per Romeo restasse mutata, ma la sfida la sentissi dal terreno di De Felice, una persona che negli anni 60 cominciò a cimentarsi con Mussolini, vi assicuro che non era comodo, non era tranquillo, era un convinto antifascista, De Felice antifascista lui, antifascista la sua famiglia, però cominciò a vedere dove non tornavano i conti con la storia, e a differenza di Romeo ne ebbe anche problemi pesanti per la sua vita accademica, per la sua sicurezza, cioè quelli gli buttavano delle bombe Molotov, lo andavano, insomma, non ebbe una vita tranquilla. Anche Romeo subì qualcosa di aggressivo da parte di movimenti, tra l'altro, in cui allora io militavo, cioè i movimenti della sinistra extraparlamentare, e questo strano impasto mio di quegli anni ha fatto sì che scegliessi la via di cui vi ho detto prima. La via di cui vi ho detto prima è il compito di un intellettuale, se non chiamiamolo storico, non posso usare questo termine, un intellettuale, un giornalista, uno che si occupa di storia, deve essere quello di rimettere in discussione continuamente le idee ricevute, e impedire o contrastare coloro che usano il passato per farsi tornare i conti sul presente, contrastarli, dimostrare quando i loro argomenti sono fallaci, ed è possibile sempre dimostrare che i loro argomenti sono fallaci, e soprattutto, l'avete ricordato tutti, rivalutare parole che sono maledette. Noi ci inchiniamo tutti i giorni di fronte alla parola memoria e malediciamo la parola oblio, che usiamo solo in termini espressivi senza renderci conto di che cosa sia l'oblio. L'oblio è quasi più importante nella memoria, nella storia della cultura, da Platone a Omero, a Virgilio, a Dante, a Cartesio, Rousseau, Nietzsche. L'oblio è l'oblio è quella cosa strettamente intrecciata la memoria, senza quale la memoria vera non esiste. Ma voi lo potete capire, anche soprattutto oggi in tempi di internet. Voi la memoria è assoluta, il problema potete ricordare qualsiasi avvenimento, di qualsiasi cosa, schiacciate un pulsante e avete notizia. Il vero punto è la selezione della memoria, ed è lì che interviene l'oblio, la selezione della memoria per rendere la memoria qualcosa di importante, utile a vivere, qualcosa che sì, ci aiuta a vivere, ci fa andare avanti, ci fa guardare, e per questo i batti dell'oblio sono stati importanti. L'oblio è tutto, cioè saper obliare, saper dimenticare, ma dimenticare vuol dire non perdere la conoscenza. Dimenticare è mettere una cosa, scegliere di depositarla in cantina, in soffitta, dove vi pare a voi. Voi avete, adesso vi faccio un test, come finisce l'Odissea? Allora, non vi spiego perché, quando vi ho detto prima Platone, Omero, l'Odissea tutti pensano finisca così: Ulisse torna a Itaca, si fa riconoscere prima dal cane Argo, poi dai servitori, poi va davanti ai proci, a un certo punto si fa riconoscere dai proci, li sconfigge tutti uno per uno, si riconcilia con Penelope, scopre il letto fatto su un tronco, e vissero tutti felici e contenti. Non è vero? Questo è il penultimo canto dell'Odissea,
ma c'è un ultimo canto dell'Odissea, il 24esimo, che è un canto molto strano, perché Ulisse, dopo aver fatto tutte le cose che voi conoscete, che fanno parte del ricordo, prende il figlio Telemaco e va dal padre Laerte, si fa riconoscere dal padre Laerte, e tutti e tre, Felice, Laerte, Ulisse e Telemaco, sono entusiasti di poter fare cosa? Riprendere la guerra contro i Proci, i parenti dei Proci. I Proci erano 109, tutti ammazzati, ma avevano dei cugini, delle persone che ne volevano far valere, e riprendere la guerra e portarla all'infinito. A quel punto Atena, che è la grande protettrice di Ulisse, si rivolge a suo padre, a Zeus, e dice: senti padre, Ulisse vorrebbe riprendere il viaggio e continuare. Zeus si volta e dice: cosa pazzi, questa è una pazzia, un'idiozia, mai, mai e poi mai. Questo è il momento, stiamo al quart'ultimo verso dell'Odissea, nel 24esimo canto, dice: questo è il momento dell'oblio, devono imparare a dimenticare. Atena riferisce questo giudizio a Ulisse, che per sollecitazione soprattutto di Laerte, del vecchio padre che ha riconosciuto Ulisse, dice: a me non mi importa niente, io continuo la guerra. Prende una lancia per andare contro i parenti dei Proci e Zeus gli manda un fulmine, una saetta che gli cade davanti ai piedi, e così finisce l'Odissea. Questa fine dell'Odissea, così strana, tronca, ha fatto sì che è un canto totalmente rimosso e credo che molto pochi di voi se lo ricordino, ma qui è stato uno dei temi principali degli esegeti dell'Odissea, che volevano capire: ma che cosa voleva dire questa storia? Beh, un significato evidente, cioè a un certo punto lo devi finire lì, non è che puoi andare avanti all'infinito. L'hai sconfitto i Proci, ti sei liberato di quello che tu odiavi, ma comporta tante cose, guardate all'indietro, che gli esegeti dell'Odissea hanno guardato. Vi parlo di un mito apposta per non parlare di storia, per farvi vedere come il tema è affrontato fin dall'antichità, più o meno negli stessi termini di cui si è detto. E allora lì si vedeva che chi erano i Proci? I Proci erano i principi di Itaca, a cui Ulisse, partendo, aveva affidato la gestione degli affari correnti nell'isola che lui lasciava, malvolentieri, perché Ulisse andò alla guerra di Troia quasi tirato per i capelli. Dopodiché la guerra di Troia durò 10 anni, ma ce ne furono altri 10 in cui Ulisse fece le famose peripezie. Poi noi le chiamiamo peripezie perché ci ricordiamo i viaggi, però durante queste peripezie Ulisse è stato un anno con Circe, 7 anni con Calipso e altri con Nausicaa e i Feaci. Insomma, 10 anni strani. E i Proci, chi erano i Proci? I Proci non volevano dire basta Ulisse, non lo vogliamo più sapere. I Proci volevano mettersi in gara perché uno di loro sposasse Penelope, che non era più una ragazza nel fiore dei suoi anni, era passato un'età, ma per garantire i diritti di continuità, e uno diventasse il re di Itaca, visto che quello se ne stava 7 anni con Calipso, un altro con il corpo. Quindi questa terribile cosa che viene descritta dei Proci, che sgavazzavano, che volevano violentare, che volevano rubare a Penelope quello che spettava a Penelope, è una storia più complicata da come si è vista. E in più, sempre tornando al tema dell'oblio, c'è un canto che forse racchiude un altro segreto che si collega all'ultimo verso, e che è l'11esimo, dove Ulisse, portato da Circe nell'Ade, incontra Tiresia. Tiresia è l'indovino cieco che appare in tutti i drammi dell'antichità, e questo Tiresia, ve la faccio breve, gli dice: guarda Ulisse, tu non troverai pace finché non arriverai in una terra dove non si cucina con il sale e il remo che tu hai sulla spalla può essere scambiato per uno strumento per battere il grano. Cioè, finché non ti allontani totalmente dall'universo, dei viaggi, del sale, dei remi, di tutta questa cosa. E tutti fanno notare che la profezia di Tiresia non si avvera nell'ultimo verso di cui vi ho parlato prima, si avvera solo in parte.
E che significa tutto questo? Io ve lo lascio come spunto di riflessione, non ne parlo nel libro, ma è un argomento in più su questa faccenda dell'oblio. E pensatelo, io ovviamente lo penso per cose passate, ma penso anche per cose presenti. Il senso più profondo di questo libro è che finché non si ha la capacità, finché non si trova un'elite politica, ma anche un'elite culturale, intellettuale, che sul passato faccia uno sforzo di verità, che non difenda delle tesi precostituite. Mi rivolgo a Galasso, io penso che i nostri progenitori che fecero l'Italia unita siano stati dei benemeriti, non voglio togliere nulla, e anch'io odio quel meridionalismo straccione e piagnone che racconta che i Borbone erano buoni, che loro erano cattivi, non è di questo che si parla. Però qualcosa di dubbio su quei racconti e le forzature, per esempio, ti faccio un esempio, l'ho detto anche oggi in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno, cioè, ci furono paesi, Casaldoni, Ponte Landolfo, lo so che le elite li conoscono, ma nelle scuole i nomi di questi paesi, che furono rasi al suolo esattamente come Marzabotto, furono uccisi tutti, uomini, donne, bambini, certo avevano prima dei briganti ammazzato 13 bersaglieri, 41. No, aspetta, 41, ma diciamo 80, perché ce ne sarà stato io. Ma radere al suolo un paese, perché pure i nazisti si difendevano dicendo che i partigiani avevano... No, e però i paesi sono radere al suolo, ma la storia ha il coraggio di dirlo. La storia, no, ma non è per fare una prova. I paesi sono radere al suolo, per carità. Marzabotto è stata rasa al suolo e Marzabotto viene giustamente celebrata in tutte le scuole italiane e non esiste studente che non conosca il nome di Marzabotto. Senti, se Casalduni, non fate, vedi, questa è la cosa che vedevi in Romeo, è la cosa che non avevate felice. Se Casalduni non viene ricordata e nessuno conosce questo nome, nonostante negli ultimi 10-20 anni si sia fatto, non è perché di stragi ce ne sono state tante, è perché quello è un momento vergognoso che noi non abbiamo, pensando che possa indebolire il ricordo di come fu fatto il Risorgimento, non abbiamo il coraggio di dedicare scuole, piazze, tant'è vero che Giuliano Amato, quando presiedeva il Comitato per i 150 anni, scelse il giorno di Ferragosto per andare a celebrare per la prima volta dopo 150 anni questa cosa esattamente a Casalduni e Ponte Landolfo. Non è un fattarello tra gli altri ed è ingiusto dire questa cosa, perché allora lì ci sarà un giorno che qualcuno dirà ma Marzabotto chi se ne frega, ce ne sono stati tanti di paesi. No, tu non dirai mai, non scriverai mai Marzabotto chi se ne frega, qualcuno di voi scriverà mai chi se ne importa di Marzabotto, provate a scriverlo e vedete che guaio passate. Bene, allora bisogna scrivi Marzabotto, domani mattina io apro il Corriere e leggo chi se ne frega di Marzabotto, e se tu scrivi questo, torno qui davanti a tutti loro, invece non lo scriverai mai, lo sai benissimo, e non è mai stato scritto di Casalduni e Ponte Landolfo solo perché si riteneva che quelle cose che erano accadute, a dispetto dei 40 bersaglieri, 80, 150, no, 151, però a dispetto di quello, quella storia non potesse essere raccontata. E queste cose qui sono... Senti, queste sono come quelle che dicono che le foibe c'era in un articolo, che tutte queste storie qua, ogni volta si dice io la conosco, e raccontate. Direttore, scusi, allora è tempo anche di riscattare Crack, se quanto di buono c'era nella prima repubblica. No, è una domanda legittima, bisogna problematizzare sempre. Allora vedete, io ringrazio per essermi preso molti complimenti, ma non è una questione così dolore, così tranquilla, così pacificata.
questo modo, questo metodo, questo modo, tra l'altro io leggo dei libri, vado a ritrovare delle cose, non è che faccia, non è che vado in servizio pubblico, faccio servizio pubblico nel senso buono. Questo modo secondo me è ancora sulla pelle viva, è ancora sulla pelle viva, perché tutti accettano le cose di quando va l'acqua nel loro orto, ma poi se gli sembra che sia in conflitto con il proprio orto, reagiscono come si reagisce normalmente su Casaloni, anche su Craxi, guardi tutto. Le ripeto, il mio maestro negli anni 60 erano passati meno anni fra quando De Felice cominciò a occuparsi di Mussolini che fra adesso e quando finì l'epoca di Craxi. Quindi De Felice fece una cosa che per lui era, infatti gli costò anche un'intossicazione e una morte prematura, diciamo, anche senza stabilire una causa ed effetto fra le due cose. Ma tutto va continuamente rivisto, rimesso in discussione, e come vedete appena si toccano gli argomenti subito c'è da divertirsi. Allora divertiamoci, io continuerò a scrivere, grazie di essere venuti.